rimessa affidata all'Atalanta. Soppira gioca all'indietro, 96 e 30, altra palla dentro con Zapata che cerca spazio, Cuadrado che aspetta il pallone, poi lo alza Vlahovic e Chiesa, arriva anche Toloi, anzi è Jim City, poi Cobb Mainers la porta via, ancora Cobb Mainers, numero di Cobb Mainers, arriva Rabiot che riparte palla al piede, gioca con Vlahovic che difende palla, poi però sbaglia e allora Mele, pallone per Muriel, inseguito proprio da Cuadrado, poi Zappa Costa, 97 abbondanti, palla dentro per Muriel, ancora Muriel, il cross con Danilo che chiude, l'Atalanta potrà battere anche questa rimessa laterale, si continua a giocare. Deron, Zappa Costa, parte il traversone, messo fuori da Danilo che chiede ai compagni di avanzare, di salire, forcing dell'Atalanta, Soppi, parte il traversone, pallone sul secondo palo, Scalvini prova a ributtarla in mezzo, Kostic allontana ma non è ancora finita, ora Vlahovic per Chiesa che corre veloce, avanza Chiesa dritto per dritto, ancora Chiesa, cerca Vlahovic, Chiesa per Vlahovic, arriva anche Kostic, Vlahovic la piazza sotto l'incrocio e trova il gol del 2-0 con Doveri che lo insegue per chiedergli di stare calmo, per accertarsi che non succeda nulla. Vlahovic fa festa con i compagni, 2-0 Juve, la chiude Dusan Vlahovic al 98esimo. Il raddoppio della Juventus con Dusan Vlahovic, l'uomo più fischiato, l'uomo più bersagliato, che zittisce a modo suo il Gavi Stadium. Eccola la cavalcata di Chiesa che appoggia per Vlahovic che controlla e poi la butta sotto l'incrocio, nulla da fare per Sportiello, la chiude così la Juve con Vlahovic, 2-0. Ho segnato io, dice Vlahovic. Non è ancora finita la partita, 99 sul cronometro. Giallo a Vlahovic che ora va a provocare i tifosi dell'Atalanta. Allegri deve calmare Bonucci e la panchina. Doveri va da Vlahovic a dirgli basta. E qui arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e vola al secondo posto. Telecamere puntate su Dusan Vlahovic con Gatti che va ad abbracciare Vlahovic, assegna il 98esimo. Qui va a prendere un piccolo tifoso. E si dirige sotto la curva